Angela Lombardo, buongiorno. Buongiorno. Benvenuta, benvenuta qui nel posto delle parole ad Angela Lombardo per raccontare il suo libro che è composto da 15 esercizi per la vita di oggi. Quali tipi di esercizi lo scopriremo fra poco. La vita dolce è il titolo di questo libro, Edizioni De Agostini, La via mediterranea alla felicità. La parola mediterranea non faccia pensare a una dieta mediterranea, anche se questo lo può essere considerato in qualche modo una dieta, perché Epicuro, in sostanza ci ha dato una dieta per vivere, no? È una dieta per l'anima, infatti Epicuro da buon terrone greco, come me che sono siciliana, parla sempre di cibo, fa continuamente delle metafore alimentari, compresa quella da cui poi ho tratto il titolo del libro, perché lui parla spesso di felicità, ma ancora più spesso della vita dolce, proprio dolce da sentire in bocca. E questa è una cosa molto bella perché è una vita dolce, dolce da sentire in bocca, quindi andiamo a incontrare il sapore, perché sulla lingua le papille gustative ci fanno scoprire il sapore. Ma un sapore senza sapere non è sapore, manca qualche cosa. E questo libro di Angelo Lombardo, di circa 250 pagine, ci fa scoprire per l'appunto questo sapore attraverso le parole che tra poco scopriremo. Angela Lombardo, leggo nelle svolte di copertina, dopo gli studi classici, si è trasferita a Milano dove lavora come editor. La vita dolce, il suo primo libro, sarà pubblicato anche in Francia e in Spagna, quindi è già un successo anche all'estero. Lei che lavora come editor, ma Angela Lombardo, per chi non conoscesse questa professione, com'è la giornata di un editor? Che fa? È molto imprevedibile, che è poi la parte che io amo di più del mio lavoro, perché ci sono dei momenti di concentrazione, di studio intensi, solitari, e altri momenti pazzissimi in treno, in giro per posti impossibili, per incontrare gli autori, per lavorare con gli autori o anche per trovare delle soluzioni a dei problemi apparentemente anche abbastanza lontani dalla creazione di un libro, che però fanno parte a tutti gli effetti invece poi della stesura di un progetto, quindi momenti in biblioteca, momenti al bar in cui ci si confronta, si ragiona. A me piace dire che l'editor per me è come un architetto, che così come l'architetto può aiutare me a creare la casa che io ho in mente, dandomi degli strumenti molto tecnici, professionali per affinare il mio gusto, così l'editor dovrebbe fare con l'autore, no? Quindi proprio dargli degli strumenti dietro le quinte affinché l'autore possa esprimere però la propria visione, la propria lingua nel libro che sta scrivendo. Editor di professione, e adesso veniamo alla scrittura di questo libro, La vita dolce, la via mediterranea alla felicità. Che cosa le ha fatto scattare la scrittura di questo libro? Perché lei parte da Angela Lombardo, del suo libro, raccontando di quello che è successo una mattina. Erano niente meno che le 4 del mattino. Angela Lombardo era molto giovane, aveva circa 17 anni, era molto innamorata, e come non esserlo, giustamente a quell'età, e lì ci fu la folgorazione. È una folgorazione per Platone, ma cioè, potrebbe essere anche un altro autore, però per l'idea che studiando il greco antico, cosa che in quel momento era per me quasi una sciagura per preparare un'interrogazione importante, così, però era come una macchina del tempo che mi permetteva di dialogare a tu per tu con una persona che era lontanissima da me nel tempo. E quindi proprio sentito in maniera vividissima, straordinaria, questa forza, questa magia della lettura che poi mi ha portato a scegliere lettere classiche per i miei studi, a studiare anche le lingue contemporanee, comunque a frequentare la lettura in lingua originale dei testi come un'occasione per rivolgermi a tu per tu con il pensiero, con il mondo, con il colore e anche, tornando al discorso di prima, con il sapore di un testo. Senza filtro, ed è stata una delle avventure più belle che sto vivendo nella mia vita, quella proprio di questo rapporto così intenso con i testi. Poi in particolare la lettura dei testi antichi che mi ha sempre accompagnata nella mia vita,
mi ha fatto capire che continuavo a tornare sempre sui testi epicurei, soprattutto Orazio, è stato sempre un grande amico per me, quindi ho sempre riletto il Carpe Diem, mi sono sempre misurata anche nei momenti più imprevedibili, quindi ogni tanto un'amica sul lettino dell'abbraio al mare faceva: ma cosa fai? Guardi l'oroscopo? No, sto traducendo Orazio, perché mi veniva in mente un'idea così. Sentivo che avevano moltissime cose da dirmi, più passava il tempo più avevo voglia di frequentare questi testi e interrogarli ponendo a loro le domande mie del nostro presente, molti dubbi. Poi studiando mi sono resa conto anche in questi mesi di lavoro che in effetti non è un caso se questi testi di Epicuro, di Orazio, di Lucrezio ci parlano in una maniera straordinariamente attuale di quello che il cuore nostro può vivere oggi e quelli possono essere i nostri dubbi più grandi anche sulla felicità, sulla semplicità che cerchiamo ma non sappiamo più come trovare, così, perché in effetti loro vissero in un tempo che era abbastanza simile al nostro, anche se loro non sono tutti coetanei, però l'epoca che si trovarono a vivere era un'epoca di grande crisi, di cambiamento velocissimo, proprio come la nostra, quindi ci può stare in effetti che si riverbera la storia, nella piccola storia delle persone, ponendo delle difficoltà che anche a distanza di tempo e di spazio poi si assomigliano molto, perché il cuore degli esseri umani è sempre quello. Il cuore degli esseri umani è sempre quello, da che mondo è mondo, e quindi l'idea di dire che oggi abbiamo dei malatempora da sopportare è un'idea che si è sempre stata, è come quella questione delle stagioni che non sono più come una volta. Epicuro, dalla sua prospettiva dell'antichità, ci prospetta, ci rimanda ancora il suo sguardo, le sue parole, e sono parole di grande sapere e sapore nello stesso tempo, perché oggi viviamo in ogni modo una deriva, e questa deriva noi possiamo affrontarla anche leggendo questo libro, con la leggerezza profonda di questo libro che ci dice che oggi è importante avere l'obiettivo della felicità, perché la felicità è una mancanza che dobbiamo colmare, non fosse altro per un attimo. Casualmente io vedo qui sottolineato, Angelo Lombardo, una cosa che credo che sia molto importante, perché la felicità uno pensa che sia, che ne so, vincere all'Enalotto, queste cose, no? E che vanno anche bene, nulla da dire, però leggo esattamente quello che aprendo a caso vedo qui nella sottolineatura: tra il disfarsi di alcol fino a stare male e l'idea che sia giusto diventare completamente astemi, l'arte di vivere epicurea ci invita al gusto conviviale di bere un bicchiere di vino in compagnia per festeggiare insieme un evento speciale o il semplice fatto di essere al mondo. Ho letto questo perché mi sembrava di comprendere, sottolineando questo, che Epicuro ci ricorda che forse la parte migliore di noi stessi la facciamo in un compromesso tra il niente e il tutto, tra l'avvinazzarsi di vino e il non bere. Ecco, Epicuro ci dà questa forza e questa capacità di capire che la felicità è fatta veramente di piccole cose. È proprio il segreto epicureo, per quello che almeno è stata proprio la mia lettura di questi testi. Il mettere il piacere come obiettivo della vita degli uomini, che poi gli costò l'essere stato messo al bando da molti filosofi nelle epoche successive, perché è stato molto travisato, quindi lo accusarono di invitare gli uomini a una vita dissoluta, era esattamente il contrario del suo pensiero. Lui metteva il piacere come meta, ma ricordando continuamente che i piaceri autentici, quelli che rendono veramente dolce la vita, sono piccoli, sono semplicissimi, spesso sono fatti più di condivisione che di obiettivi raggiunti. Quindi lui parlava moltissimo dell'amicizia, del godere della natura, dell'essere sereni, e quindi è, secondo me, in gran parte proprio ci parla di qualcosa che noi veramente conosciamo, perché noi non vogliamo né essere rassegnati appunto a una vita ascetica, né... Oggi è come se ci stessimo riscuotendo da un grande sogno che gli anni 80 ci hanno portato, di crescita a tutti i costi, lavorare 30 ore al giorno. Capiamo anche i limiti di un modello di vita che è molto faticoso, molto stressante,
però è difficile tornare completamente indietro e quindi cerchiamo appunto questo compromesso, cerchiamo una vita possibile, unendo i puntini di un disegno che non ci è chiaro, perché anche in questo secondo me è straordinariamente contemporaneo il messaggio di Epicuro e ancora di più l'interpretazione che pone Diego Orazio. È come se ciascuno di noi dovesse creare il suo cammino di felicità e la sua vita autentica, che non è necessariamente uguale a quella di un altro. Quindi anche l'idea che il percorso sia un percorso che si può condividere con l'amicizia, con la coesione, così, ma comunque è profondamente individuale, proprio perché i piaceri più semplici e più intimi sono veramente delicati, personali, e uno deve avere anche il coraggio di andare un po' oltre le convenzioni o la pubblicità o il sentire comune, per capire che magari si possono fare delle piccole scelte controcorrente che ci allargano proprio l'orizzonte della vita e della felicità. Anche perché diceva bene Angelo Lombardo che la condivisione è importante, e qui ci viene in aiuto anche Orazio, che diceva, se ricordo bene, a un certo punto del libro, che non è necessario andare in giro per i boschi, no, a pensare cose intelligenti, molto intelligenti, senza poi concludere nulla. Bisogna uscire dal bosco, bisogna fare questo atto di coraggio, questa sfida, perché nel bosco puoi essere solo, ma oltre al bosco incontri gli altri, ed ecco qui la condivisione. Angelo Lombardo, c'è il libro portata di mano, La vita dolce? Sì. Ma che bello. Quindi a questo punto possiamo ascoltare qualche cosa dalla sua voce che ci legge o da Epicuro, da Orazio, o da chi sceglie lei, Angela Lombardo? Ah, volentieri. Per esempio, se lo ritrovo al volo, mi piacerebbe tantissimo leggere proprio quella poesia che tu hai citato, che è 117 la pagina. Grazie. Per me è quasi più bella del Carpe Diem, perché innanzitutto è di un'ironia strepitosa, e Orazio aveva proprio questa cifra della comicità che io adoro, ed è anche molto tenera, perché lui parlava con un suo caro amico, che tra l'altro poi, chissà, forse anche spinto da questo invito di Orazio, effettivamente divenne un poeta importante, è Tibullo, è un poeta che si studia anche a scuola. Però Tibullo in quel momento era come se fosse un po' perso nelle nebbie della riflessione, così, di questa filosofia che allontana gli uomini dalla vita. Invece Orazio proprio lo voleva scuotere per dire: scendi nel mondo reale, smetti di elucubrare e confrontati anche col successo, con tutta la gioia del non avere paura di essere felice e di goderti quello che hai. Che anche questo è un grande tema di oggi, no? Le persone che hanno questa voglia etica, è come se quasi ci vergognassimo di godere la vita, e invece no, non c'è niente di male se poi uno rientra nei canoni della responsabilità della vita giusta. E poi Orazio qui chiude questa poesia, che è come una lettera in versi, rispondendo ironicamente a un'accusa che venne fatta a Epicuro, che è proprio quella di essere un porco, perché invitava gli uomini alla vita dissoluta. E invece questa vita assolutamente non dissoluta che Orazio svolgeva in campagna, in semplicità, però in allegria, in una semplicità gioiosa, ora vediamo come la racconta Orazio. Eccoci. Albio, tu che hai fatto delle osservazioni così ineccepibili sulle mie poesie, chissà cosa stai facendo adesso lì dalle parti di Pedo. Ti sei deciso a scrivere qualcosa che farà impallidire le stupidaggini di Cassio Parmense? Oppure te ne vai strisciando zitto zitto per i boschi per prendere l'aria buona ed elucubrare sulle virtù del genere umano? Eppure un tempo non eri per niente un mollacchione. Gli dèi ti hanno donato la bellezza, la ricchezza e anche la capacità di goderne. Perfino una nutrice non potrebbe augurare di meglio al suo caro bambino che di sapere cosa prova e di essere in grado di esprimerlo, oltre di avere in abbondanza la grazia, il successo e la salute, con una tavola ben imbandita e il borsellino pieno. Facendoti largo tra l'ansia e la speranza, tra la paura e la rabbia, cerca di vivere ogni giorno come se fosse l'ultimo. I momenti su cui non avevi aspettative ti sorprenderanno con più gioia. Se poi vuoi farti due risate, vieni a trovarmi.
Ti accoglierò in splendida forma, in carne e ben strigliato, un porco del gregge di Epicuro. Questo veramente fa sorridere, però, in questo sorriso che riesce a strapparci, riesce anche a strappare molto della nostra vita, della nostra condizione di essere, in questo libro, La vita dolce di Angelo Lombardo. Noi abbiamo parlato di Epicuro, abbiamo parlato di Orazio, ma altri personaggi, Omero, Rimbaud, e anche personaggi molto vicini a noi attraversano questo libro. Perché le prospettive sono diverse, che passano dall'antichità all'oggi e dall'oggi all'antico, perché è tutta una trama sempre molto complessa, e questo libro, che è di una semplicità straordinaria, ci permette di trovare una via mediterranea alla felicità. Ecco, io vorrei fermarmi proprio a Mediterraneo, perché forse c'è bisogno di spiegarlo ai nostri ascoltatori, prossimi lettori. Sì, la cosa anche, un'altra idea da cui è nato il progetto di questo libro è che io sto leggendo con molto interesse tanti libri che ci arrivano dall'Oriente, dal Giappone in particolare, invitandoci a uno stile di vita più semplice. Quindi ho letto quello che è stato un grande bestseller, L'arte del riordino di Marie Kondo, ho letto altri libri su questo tema che invitano a quello che viene chiamato decluttering, quindi liberarsi di ciò che è superfluo per avere una vita più autentica e andare all'essenziale, a quello che veramente ci definisce e ci appartiene. Poi io pratico anche yoga da molti anni, quindi ho iniziato a studiare anche le filosofie indiane, orientali, che sono sempre tutte fondate sulla semplicità. Ma a un certo punto mi sono detto, ok, però io che sono nata a Catania, cosa ho imparato invece da mia nonna, dal mio contesto familiare, sociale, che può essere oggi anche interessante condividere con gli altri, e quindi bellissimo ascoltare dal lontano quello che ci può arrivare come uno stimolo per una vita migliore. Però non dobbiamo essere come al solito sempre solo esterofili, ma anche approfondire le nostre radici culturali e umane, e quindi mi sono resa conto che l'epicureismo era una vera e propria ricetta mediterranea per la felicità, che impregna il nostro sentire, il nostro vivere, e che affiora poi in tanti anche proverbi, modi di dire o abitudini che possono appartenere alla Sicilia, a Napoli, come al sud della Francia, come alla Grecia, come alla Spagna. In tutto il bacino del Mediterraneo ci sono delle pratiche, dei pensieri molto semplici che sono stati passati proprio attraverso la vita quotidiana. Per esempio offrire un caffè al vicino di casa, quindi vivere in una condivisione un po' più stretta con le persone che ci sono fisicamente vicine, sembra una stupidata, ma chi l'ha provato sa quanto cambia la vita. E questa è una frase che ho ritrovato tale e quale in Epicuro, quindi è stato bellissimo rendermi conto che quelli che erano i racconti di mia nonna e le buone pratiche che anche avendo io vissuto quasi metà della mia vita in realtà tra Parigi e Milano, ho portato sempre con me come pratiche di felicità mediterranea, il pranzo della domenica, il caffè con la vicina, appartenevano anche a una radice culturale molto nobile, filosofica, che non era soltanto quindi legata a delle piccole abitudini o rituali pratici, ma affondava proprio una radice in uno stile di vita che ha una sapienza e un orizzonte molto illuminato e molto bello per me, ecco, quindi che è stato divertentissimo approfondire e anche appunto, come dicevi tu, mescolare con tanti riferimenti che oggi possono essere vicini o lontani da questo modo di sentire, ma che ci appartengono. Quindi per me, per esempio, Gue Pequeño, che è un rapper che io adoro, ma che rappresenta una visione del mondo che è esattamente lo specchio della mia, quando chiama il brivido, tra l'altro non so se fosse consapevole che stava praticamente citando Goethe, e chiama di più, voglio di più di un resto, voglio di più della marijuana, voglio più, ci invita proprio al contrario dell'epicureismo, no? A quell'accumulo di oggetti, di esperienze forsennato, alla ricerca di un brivido che non arriverà mai, ovviamente, la famosa asticella che schialza, che non, l'uomo non può raggiungere, non ha mai raggiunto dai tempi di Omero ai giorni nostri. A chi non basta poco non basta niente. È una frase stupenda, tra l'altro, per chi ha la fortuna di saper leggere il greco antico, invito a spulciare, perché
in greco è elegantissima, e allora vogliamo, e allora dalla voce di Angela Lombardo questa frase: a chi non basta poco, non basta niente, la vogliamo sentire suonare e risuonare nell'antica lingua greca. Questa però non me la ricordo, non te la posso dire. Guarda, no, non me la ricordo, però è bello. La prossima volta prometto. Ben volentieri, ben volentieri. Prima di chiudere questa conversazione sulla vita dolce, la via mediterranea alla felicità, 15 esercizi epicurei per la vita di oggi, tra l'altro con una copertina molto bella e invitante, De Agostini Editore, noi vogliamo chiedere ancora ad Angela Lombardo di leggerci ancora dalle Odi di Orazio la chiusura di questo libro, perché ogni cosa è lì dove deve essere, insieme a tutto ciò che è stato e a tutto ciò che sarà. Sono delle parole non illuminanti, delle parole che bisognerebbe scrivere su un foglietto, mettere nella tasca e ogni tanto mettere la mano in tasca, tirar fuori questo biglietto e leggere Orazio, perché leggere Orazio è leggere Orazio, non posso dire altro. Che cosa dicono queste parole? È un'avventura stupenda. Sì, vi leggo il Carpe Diem e ti ringrazio tantissimo di questo invito. Ho scelto di chiudere il libro con il Carpe Diem e di lasciarlo lì appunto così com'è, perché le tue parole dicono tutto quello che c'è da dire. L'unica cosa che approfitto invece di questo momento per dire, perché secondo me è veramente incantevole, è che Carpe Diem significa cogli l'attimo, ma più che altro raccogli l'attimo o il giorno presente. E il verbo che usa Orazio è il verbo dei contadini, quindi è come se lui ci invitasse a godere della nostra vita, ricordandoci che la filosofia è al servizio della vita dell'uomo e che è facilissimo, come è facile per chiunque raccogliere un frutto da un albero quando il momento è quello giusto. Quindi né troppo presto né troppo tardi, avendo la pazienza di aspettare e il tempismo di affrettarsi a seconda del momento, ma con tutta semplicità e con tutta naturalezza. Basta un gesto della mano per fare carpe, non è un verbo dei filosofi, è un verbo dei contadini, e questo per me mi spalanca il cuore. Siamo noi che invece abbiamo dato un significato diverso al Carpe Diem, prendi l'attimo e fuggi, no? Nel senso, sì, un rapitore dell'attimo in maniera sconsiderata, invece, come ci ha detto Angela Lombardo, sembra quasi di vedere il gesto, raccogli l'attimo, sembra di vedere le mani che raccolgono questo momento e lo trattengono, e nell'attimo di trattenere questo attimo c'è veramente un pensiero che si sviluppa. Eccoci, tu non devi chiederti quale sia il finale che gli dèi hanno in programma per me o per te, Leuconoe. Saperlo sarebbe un sacrilegio. E non cercare di scoprire dai numeri babilonesi cosa ti riserva il futuro. Qualunque cosa arriverà, è meglio affrontarla per quello che è. Forse Giove ha in serbo per te ancora molti inverni, o forse questo, che proprio adesso sta portando il Mar Tirreno a sfiancarsi sugli scogli che ha di fronte, potrebbe essere l'ultimo. In ogni caso, fatti furba, versa il vino e dai un taglio netto per accorciare i tempi delle tue speranze. Anche ora, mentre noi due stiamo qui a parlare, non ci rendiamo conto che tra un istante il tempo invidioso sarà già scappato via. Cogli il frutto che può darti questa giornata, senza farti fregare troppo dalle illusioni per il futuro. Angela Lombardo, autrice del libro La vita dolce, De Agostini. Prima di salutarci, Angela, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? In questi giorni sto rileggendo Donne che corrono coi lupi, di Clarissa Pinkola Estés, uno dei libri più importanti della mia vita che non finirò mai di rileggere. E come mai sempre questa rilettura? Perché è come se ogni volta trovassi una parola, un'immagine che mi nutrono e che mi illuminano in modo diverso da come potevano parlarmi qualche anno fa quando l'ho riletto l'ultima volta. Donne che corrono coi lupi ha un elemento favolistico da cui prende spunto ed è veramente una bella lettura. Grazie per averci ricordato questo bel libro e grazie Angela Lombardo del tempo dedicato per questa conversazione qui nel posto delle parole. Grazie ancora. Grazie a voi, un abbraccio, buon fine settimana.